Di positivo per il Pistoia Basket da questa stagione c'è soltanto la permanenza in categoria, un premio che arriva grazie alla regolarità dei conti, al contrario di quelli altrui, nello specifico di Torino. Per il resto il campo ha parlato anche nell'ultimo atto di una sconfitta ineluttabile, quella contro Avellino al Palacarrara per 73-88. Gli irpini hanno fatto la voce grossa con un terzo quarto da 33 punti, hanno letteralmente dominato i biancorossi, che privi di Auda e Krubali dall'inizio del match e poi in corsa per l'uscita di 5 falli di Tony Mitchell e di LJ Peak, hanno dovuto soccombere sotto i colpi del grande ex Ariel Filloi e dei compagni in bianco-verde, che con questi due punti hanno raggiunto l'ottavo posto, ultimo valido per l'accesso a playoff. La partita si è chiusa poi con un lungo garbage time, spazio e applausi per i giovani di casa Pistoia Basket, Lorenzo Querci e Angelo Del Chiaro, e proprio dal canestro in schiacciata dello stesso Lorenzo Querci, che di fatto è stato l'ultimo canestro del match, si vorrà simbolicamente provare a ripartire per la prossima stagione, che vedrà ancora l'Oriora Pistoia in Serie A. Dovrà farlo però con tutto un altro spirito.